Come state? Tutto bene? Rieccoci qua per un nuovo Vlogmas. Oggi siamo in macchina. Edo se la sta ronfando. Si è addormentato. Appena l'ho messo in macchina si è addormentato. E siamo in giro per compere. Sono alla disperata ricerca di regali di Natale. Non c'è più molto tempo. Oggi è lunedì pomeriggio. E devo fare ancora tutti i regali praticamente. Sono in un posto che si chiama Settimo Cielo, che è come se fosse un mega centro commerciale all'aperto dove ci sono un sacco di negozi, dove spero di riuscire a fare la maggior parte dei regali, proprio perché c'è un sacco di scelta. Ma la cosa che mi lascia più in dubbio è il regalo per Adi, perché devo trovare un cellulare che non costi molto, perché il suo si è rotto e sta usando il mio di riserva che avevo preso appunto in caso di emergenza, però l'avevo pagato tipo 40 euro, qualcosa del genere, e funziona malissimo. Quindi volevo trovare un cellulare però da non spendere molto, al massimo massimo sui 90-100 euro, che è sempre meglio di quello da 40 comunque. E poi tutto il resto fare dei piccoli pensierini ovviamente, il budget è un po' limitato quest'anno. E quindi adesso andiamo. Il primo negozio in cui entreremo si chiama Maison du Mont, non so se lo riuscite a vedere. È un negozio dove vende tutti gli articoli per la casa, è molto particolare, molto bello. Andiamo a dare un'occhiata lì e poi vediamo un po' gli altri negozietti. Allora, da mondo convenienza in realtà non sono riuscita a trovare nulla, ma più che altro perché è molto caro come negozio, quindi sono un sacco di cose carine. Ma adesso faccio ancora un giretto, perché se non riesco a trovare nulla, 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 poi piuttosto torno lì. Però se riesco a trovare qualcosina a meno è meglio. Adesso sono alla Decathlon e vado a cercare delle scarpe per Adi, perché ha bisogno di un paio di scarpe per lavorare. E mia suocera mi ha appena detto che mi aiuta a comprare il cellulare ad Adi, facciamo a metà, glielo facciamo insieme il regalo, quindi sono più tranquilla con i soldini, mi aiuta parecchio questa cosa qua, riesco a comprargli di sicuro anche le scarpe che ci tenevo. Siamo qua da Decathlon e ci siamo fermati a fare merenda. A lui ho preso un plum cake così. E a me ho preso caffettino, pausa un attimino per la merenda. Siamo fermati con le macchinette. Adesso poi riprendiamo. Ho appena preso le scarpe ad Adi, appena arriviamo a casa ve le faccio vedere. Le ho preso delle scarpe semplici da ginnastica, però riparano dall'acqua ed è importante perché lui lavora praticamente sempre in giro, quindi ne ha bisogno. Avevi fame, amore mio? Eh sì, Era anche ora, mamma, è tanto tempo che siamo in giro. Rieccomi a casa. Allora, io non sono più abituata a fare shopping. Allora, non sono più riuscita a filmare niente perché sembravo una pazza in giro. Il passeggino, Edo, le buste, le borse. Io ho detto tutto. Allora, adesso vi faccio vedere tutto quello che ho comprato. Devo dire ad Adi di non guardare questo video. Ai parenti, a nessuno deve guardare questo video. Perché sennò si rovinano tutti i regali. No, non ho preso tanta roba. Infatti, tra domani e dopodomani mi tocca fare un altro giro perché non sono riuscita a prendere tutto. E ho fatto anche un gran, gran pasticcio. Infatti, adesso vi faccio vedere. Allora, sono arrivata sotto casa e avevo il passeggino, avevo Edo nel passeggino. Tutte le buste attaccate dietro il passeggino. Edoardo scende, faccio scendere Edoardo. Ovviamente, cosa fa il passeggino? Toink! È caduto all'indietro perché aveva troppo peso. Il problema è che nel passeggino attaccato c'era la busta con la spesa. Sono passata alla CRA e ho preso due cose. Tra cui, adesso capirete quanto sono rimbambita io. C'erano le uova. E io non ho ancora guardato quante. Sicuramente si è rotto qualcosa, ma non ho ancora avuto il coraggio di vedere quante se ne sono rotte. Ma soprattutto avevo una roba di vetro di mia zia che ho comprato a mia zia per Natale. Speriamo di non averla rotta, se non regalo, lo devo buttare via. Mannaggia, mannaggia, mannaggia.
Adesso vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato prima che arrivadi. Ed è qua che si stava mangiando la pagnotta che ci hanno regalato al CRAI, che ci regalano sempre. Ogni volta che Edo entra, ci regalano la pagnotta, vero Edo? No. Come no? Sì, guardala. E lì te l'hanno regalata. Sì, sì. Ok, il momento della verità è vicino. Vediamo se si è rotto il regalo di mia zia. Sembrerebbe di no. Adesso ve lo faccio vedere. Sono troppo rimbambita. Ma tanto l'avete già capito nei video, vero? Che sono, a volte sono un po' con la testa tra le nuvole, fin troppo. Mannaggia. Però per fortuna non è successo niente, solo le uova. Allora, siccome a mia zia piace cucinare, e poi in realtà è bravissima lei a cucinare, gli ho regalato questo set, qua, fatto così, con i bicchierini, per fare le degustazioni, un set aperitivo, se possiamo chiamare così. Si chiama Secret Gourmet. Allora, l'ho comprato da Conforama. Adesso vi faccio vedere. Allora, l'ho girato così, così si capisce meglio. C'è il tagliere qua. Non so se si chiama tagliere, comunque una sottospecie di vassoietto da appoggiare, i tre bicchierini e i cucchiaini di legno, molto carino. Ed è fatto così appunto, bicchierini e cucchiaini. Poi mi sono fatta un regalo anche per me, sempre da Conforama, mi sono presa una pentola così che ne avevo bisogno. Poi adesso vi faccio vedere le scarpe di Adi. Non ho fatto pacchetti perché allora da Decathlon c'era la carta, ma non c'era lo scotch, quindi non sono riuscita a impacchettare. Mentre da Conforama bisognava dare una piccola offerta alla Croce Rossa, o non mi ricordo più chi fosse, ma non avevo moneta dietro. Io ho il vizio che esco senza soldi dietro, ma poi a prescindere... Oh, Edo, aspetta, Madonna, aveva preso il coso di mia zia. E ho il vizio di uscire senza soldi, ma oggi ero proprio, avevo 2 euro in tasca e ho preso il caffè, il plum cake per me e per Edo, abbiamo fatto la merenda. Devo fare più attenzione a non uscire senza soldi. Vabbè, adesso era una cavolata, era per i pacchetti, però in generale meglio che con qualcosina esco. Comunque le scarpe di Adi sono queste qua, che le ho prese da Decathlon appunto, e sono andata sul sicuro perché sono le scarpe che lui ha già, però sono rovinate perché praticamente è già un anno che le usa per lavorare, e siccome lui si trovava super super bene con queste scarpe qua, ho fatto che comprargliele uguali. E poi mi ho comprato un'altra cosuccia da Pittarello. Siccome le scarpe sono costate meno del previsto, sono riuscita a comprargli anche le ciabatte fatte così, semplici. Credo di essere stata tipo un quarto d'ora a guardare tutte le ciabatte, stavo impazzendo, non sapevo quale scegliere, alla fine ho scelto questa, così. Spero che gli piaccia. Anche perché non riuscivo a trovare il suo numero, Adi porta il 40 e c'erano tutti i numeri tranne il 40, quindi la scelta non era proprio vastissima. Comunque, qua sono le ciabattine di Adi, anche perché le sue io gliele usavo sempre io e gliele ho rotte, quindi mi sentivo in dovere di comprargliele. E basta in realtà, oggi sono stata tutto il pomeriggio in giro, girato come una trottola per comprare queste tre cosucce. E così, io vado nei negozi, giro, guardo, osservo, sto delle ore, poi alla fine non compro niente. No, comunque con Edo è davvero non complicato, ma comunque ci metto il triplo del tempo a fare le cose, perché lui vuole scendere, vuole giocare, vuole vedere, e poi ci fermiamo per fare la merenda, quindi ci metto un sacco. Adesso sistemo tutto prima che arrivi Adi, che se no mi vede tutta la roba in giro, e basta, poi andiamo a mangiare. Eccomi in cameretta, abbiamo già cenato, mi sono già fatta la doccia. Edo e Adi stanno già facendo la nanna di là in camera e io sono qua in cameretta perché vi volevo far vedere dove ho nascosto i regali. Li ho nascosti qua dentro l'armadio e gli ho detto ad Adi che non deve assolutamente aprire perché sennò si rovina la sorpresa. Cioè in realtà sono avvolti nel sacchetto, però
Non si sa mai, si può sempre scoprirlo, quindi vedremo la sua reazione solo a Natale quando aprirà i pacchetti. Spero che fino a là non apra questo armadio, me l'ha promesso. E niente, adesso vado a nanna e domani continuiamo con la corsa ai regali. A domani! Buongiorno! Come potete vedere sono in camera, nel letto. Oggi è martedì mattina. Stamattina ho lasciato Edo all'asilo e dovevo tornare a fare delle compere, cercare dei regalini di Natale, ma vi dico la verità, sto malissimo. Non ne veniamo fuori. Secondo me Edo mi ha attaccato la sua influenza, o quantomeno ho qualcosa di sicuro, perché ho tutto lo stomaco sotto sopra, la nausea, non ho fame. Non aspetto un altro bebè, di sicuro. Quindi mi sa che sto covando un'influenza. Quindi mi sono appena lavata i capelli. Ho avuto almeno la forza di lavarmi i capelli, ma è stata dura. Se, mi gira proprio tanto la testa. Sono KO. Comunque. Sono qua che volevo provare a leggere il libro di una youtuber che forse vi ho già parlato di lei, che ha scritto un libro e me l'ha regalato mia cugina, questo libro qua, che è una youtuber brasiliana. Ma mi gira così tanto la testa che non sono riuscita a leggerlo. Adesso magari mi riposo una mezz'oretta e siccome non sono riuscita ad andare a fare compere, anche perché tra un po' devo andare a riprendere Edo, stavo pensando di provare a fare una ricettina per Natale, per evitare di arrivare a Natale a fare qualche cavolata che magari non mi viene bene, è meglio che le provo prima, così magari se viene bene può essere anche un'idea carina per voi. Però vediamo, mi riposo una mezz'oretta e vediamo se ho la forza. Febbre non ne ho, me la sono già misurata e non ho febbre, però è proprio solo, boh, speriamo che passi in fretta. Ok, rieccomi in cucina, mi sono ripresa un attimino. Quindi sono qua in cucina con i miei ingredienti che sto provando a fare quella ricettina. Adesso vi faccio vedere passo a passo la ricetta e cosa serve. Allora, serviranno 3 cucchiai di Nesquik, latte condensato, un cucchiaio di margarina o di burro, e poi le praline di cioccolato. Ne ho prese due diverse, quelle colorate e quelle al cioccolato, poi per decorare queste palline. Allora, praticamente saranno delle palline di cioccolato e latte condensato, appunto decorate con le praline. Adesso poi vi faccio vedere come vengono. E comunque sono buonissime. Spero che mi venga questa ricetta perché l'ho già fatta in Brasile. E questi qua sono dei dolcetti che si mangiano a qualsiasi festa che tu vada in Brasile, che sia un compleanno, che sia un matrimonio, che sia qualsiasi cosa, non mancano questi dolcetti, mai, sono d'obbligo. Quindi proviamo a farli e magari li facciamo anche a Natale. Prendiamo una pentola, mettiamo la margarina, aggiungiamo il latte condensato e 3 cucchiai di Nesquik. Mischiamo tutto prima di mettere sul fuoco e mischiamo bene per non creare grumi. Quando sarà tutto amalgamato bene, possiamo iniziare a cuocerlo a fuoco bassissimo, senza mai smettere di girare e mescolare. Ci vorranno circa 10 minuti, fino a che il composto non si staccherà da solo dalla pentola. Questa è la prova che dobbiamo fare per vedere se la nostra crema è pronta. Poi trasferiamo il composto in un piatto leggermente imburrato e lasciamo raffreddare. Allora, questo è il nostro composto che ha già raffreddato. Deve raffreddare almeno una mezz'oretta, secondo me. Questo ha raffreddato anche di più, tipo un'oretta, perché nel frattempo sono andata a prendere Edo, che è di là in sala, che sta già giocando. Per prima cosa, prima di iniziare a fare le palline, ci conviene o bagnare le mani con un po' d'acqua, ma solo appena appena, oppure ungerle un po' con un po' di burro. Un po' di composto. Facciamo una pallina, più o meno di queste dimensioni qua. Sì, non guardate le mie unghie che domani vado a rifarmele finalmente. Qua c'è la nostra granella al cioccolato, ho già fatto alcune palline. Buttiamo dentro, ricopriamo di granella, mettiamo da parte e così via per tutte le palline e per tutto il composto. Ok, rieccomi qua, ho finito di decorare tutte le palline, ho finito tutto il composto, adesso ve le faccio vedere.
Allora, l'ideale sarebbe mettere le palline dentro i pilottini di carta perché vengono molto più belle, molto più carine da vedere, ma io non li ho trovati piccolini, ho trovato solo, sai, quelli grandi, tipo da muffin, però sarebbero venuti dei cioccolatini troppo grossi e non mi piaceva come idea. Quindi ho comprato due vassoi, adesso ve li faccio vedere e li ho messi così. Se trovate i pilottini, se fate la ricetta e se trovate i pilottini, quelli piccolini di carta, secondo me viene più carino. Adesso comunque ve li faccio vedere. Eccoli qua, allora questi sono con la granella al cioccolato e poi lì ci sono quelli con la granella colorata. E sono veramente una bomba, sono buonissimi. Uno tira l'altro. Si possono fare anche col cocco, con la frutta dentro. Ci sono un sacco di varianti, però questa è quella più semplice. E fatemi sapere se vi è piaciuta come ricetta e se provate a farla soprattutto. Sto pensando se darne uno a Edo perché, non so, sono in dubbio. Perché sono veramente una bomba questi qua. Vediamo se lo mangia e se prova a darglielo. Vediamo. Ok, solo per ricordarci di quanto sono imbranata, mi stavano per cadere tutti per terra. Edo è già lì agitato. Che li ha visti? Vuoi mangiare? Vuoi assaggiarlo? Vediamo un po'. Che dice, buono? Secondo me ti piace. Come si dice buono? Buono. No, ma solo uno, amore. Ne hai già uno in mano. Uno per volta si mangia. Bravo, così. Oh, mamma mia, che morso gigante! Cin cin. Se stasera stramaccio a terra dal mal di pancia, sappiamo perché. Cin cin. Che stasera devo andare a uno spettacolo di cabaret con mia zia, dove ci saranno i Pampers, non so se li probabilmente tutti li conoscete, quelli che fanno Colorado, e spero di non stare male, appunto, perché visto come sono stata oggi, io mi mangio il cioccolato, molto intelligente, lei non sono piaciuti. Finalmente, una ricetta che mi viene bene. Rieccoci in sala, siamo io e Edo. Adi è anche già arrivato a casa, abbiamo anche già cenato, sono preparata. Che oggi andrò con mia zia a vedere lo spettacolo di cabaret e arriverò qua che saranno tutti dormendo di sicuro. Appena arriva mia zia vado e domani vi racconto tutto. Se riesco a filmare, filmo, però non so se sarà permesso filmare là dentro. Vediamo, domani vi racconto. Buongiorno! Rieccomi qua, sono in macchina senza Edo. Edo è all'asilo, finalmente sono riuscita a farmi le unghie, che erano tutte rotte, non ce la facevo veramente più. Dunque ora sono in un altro centro commerciale che si chiama Le Gru. Sono ovviamente un sacco di negozi perché devo ancora trovare il cellulare per Adi, che non gliel'ho ancora preso, e fare qualche regaluccio qua e là. Non so se riuscirò a fare tutto oggi, al massimo mi toccherà fare un altro giro un altro giorno, però in realtà non ho tantissimo tempo perché sono le 11:30. In tutto questo dovrei riuscire a mangiare una cosa al volo e poi alle 2 scappare, cioè in realtà devo uscire di qua almeno massimo all'1:30 perché alle 2 devo prendere Edo e poi andare a casa finalmente perché fa un freddo 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 oggi, sono meno 2 gradi e io sto congelando, io odio il freddo. Non vedo l'ora di arrivare a casa, stare al calduccio calduccio, e quindi andiamo a fare compre. Un attimino, sono presa una piadina da mangiare al volo. Prendetemi pure in giro perché da un'ora che sono qua ho preso solo un regalo ed è pure per Edo, che non era nella lista oggi. Gli ho preso un libro e vabbè, mi toccherà tornare oggi pomeriggio da qualche parte. Ho preso una piadina, pomodoro e mozzarella. Buon appetito! Rieccoci a casa. Ho
Oggi pomeriggio non sono riuscita a filmare tantissimo perché abbiamo ricevuto visite. Adi tra poco arriverà a casa. Adesso vi faccio vedere cosa sto cucinando. Qua ho fatto un mini soffrittino proprio fatto alla veloce, scusate se non è bellissimo, per farci andare le lenticchie. Ok, lenticchie buttate, adesso devo aspettare solo che cuociano ancora un pochino. Qua sto facendo il mio classico mix di verdurine preferito. La pasta con le lenticchie è pronta. Edo non sta mangiando un granché, si è riempito già la pancia di carotine. Buon appetito! Rieccomi in sala, mi sono già impigiamata, già lavata. Alla fine questa corsa ai regali non è andata completamente a buon fine, ho ancora un sacco di lavoro davanti a me. Devo fare ancora la metà dei regali, speriamo di riuscire a farli in questi giorni. Questo è stato un video un po' particolare, un po' diverso dal solito perché aveva come tema principale il Natale. Spero che comunque vi abbia fatto piacere. Prima di concludere il video però vi volevo ovviamente ringraziare perché siamo arrivati a 1000 iscritti. Era un traguardo che io vedevo lontanissimo, non credevo di riuscirci. Come dico sempre, YouTube per me è iniziato un po' per gioco, un po' così come passatempo. Invece, eccoci qua, siamo veramente diventati una famiglia. Ormai fate parte al 100% della mia vita e non so come farei senza adesso. Non vorrei sembrare troppo banale, mielosa o cose del genere, però davvero senza di voi questo canale non avrebbe un senso. Quindi veramente vi ringrazio uno per uno, siete davvero super super speciali per me. Tantissime persone mi dicono: ma cosa stai facendo? Ma perché hai fatto il canale? Ma perché? Ma per come? Invece voi veramente mi date la forza e la gioia di farlo tutti i giorni. Perché lo faccio veramente con tanto amore, tanta passione e sono davvero super felice. Davvero, grazie, 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 grazie. Vi abbraccio davvero fortissimo. E infatti vi volevo chiedere una cosa. Siccome mi faceva tanto, tanto piacere fare un video speciale su questo avvenimento dei 1000 iscritti, pensavo di fare un video ask, magari rispondendo alle vostre domande. Quindi, se avete qualche domanda, se avete qualche curiosità o qualcosina da chiedermi, scrivetemelo qua nei commenti, così faccio un video speciale su questo. Poi, nel prossimo video ci saranno delle novità, forse. Non svelo ancora niente perché non c'è ancora nulla di sicuro, ma spero che al prossimo video io riesco a darvi buone notizie. Speriamo, speriamo, speriamo. Io ne approfitto per ricordarvi, come sempre, che se vi fa piacere mi potete seguire su Instagram. Io sono AnnaGloria91. Se questo video vi è piaciuto, mettetemi un mi piace. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per far parte anche voi di questa famiglia pazzerella, come dico io. Io saluto tutti, tutti, tutti i nuovi iscritti. Saluto ovviamente tutti voi che eravate già iscritti. Io vi mando un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao ciao!